Un'altra domenica di fuoco in Abruzzo. Nell'ultimo mese ci sono stati incendi ogni singola domenica in diverse parti del territorio regionale. Ieri a bruciare sono state Lanciano e nuovamente Teramo. Nel comune in provincia di Chieti l'incendio è divampato la mattina, intorno alle 10.30. Alle 13 poi il vento è girato, soffiando il fuoco sul costone di Sant'Amato, la zona maggiormente colpita. La situazione è tornata sotto controllo solo in serata. In fumo circa 20 ettari, vigneti, terreni incolti e soprattutto uliveti. Oltre 200 le persone evacuate, tanti danni ad abitazioni, rimesse e attività produttive, ma per fortuna nessun ferito. Molta solidarietà e soprattutto veramente una notizia buona che non ci sono feriti, non ci sono persone che sono state colpite dall'incendio. Ci saranno dei danni alle case, a qualche officina, a qualche attività produttiva, ma questa è una notizia che ci dispiace, ma sicuramente il male minore. Sul posto un elicottero e poi due Canadair dei Vigili del Fuoco. Anche i residenti, armati di pompe e secchi, hanno fatto del loro meglio per rallentare l'avanzata del fuoco. Le forze dell'ordine hanno circoscritto le zone a rischio, ma un 49enne avrebbe oltrepassato in moto il nastro bianco e rosso. Fermato, ne sarebbe scaturita una colluttazione che ha portato all'arresto dell'uomo e alla denuncia per resistenza, pubblico ufficiale e lesioni. E ad una settimana esatta dal terribile incendio di Miano torna a bruciare anche Teramo. L'allarme è scattato intorno alle 16 a Colle Minuccio e due Canadair hanno fatto la spola tra l'incendio e il mare di Giulianova, dove si ricaricavano d'acqua. Le fiamme sono state domate solo questa mattina. Ancora incerte le cause dei roghi, ma sia a Lanciano che a Teramo investigatori e residenti sono orientati verso la pista dolosa.